È stato presentato il progetto Polis 305 Spazio Civico, che è stato già ribattezzato il Partito dei Sindaci, un movimento politico, meglio un laboratorio di idee, spinto da ex sindaci come Antonio Luciani, Marco Alessandrini e Americo Di Benedetto, ma anche da attuali amministratori come Gianguido D'Alberto, sindaco di Teramo e presidente di ANCI Abruzzo. La prospettiva politica è rivolta alle prossime regionali del 2024, ma il discorso è ben più ampio. In Abruzzo, alle ultime amministrative del resto, gli elettori hanno dato chiari segnali, privilegiando in qualche modo raggruppamenti civici candidati riconoscibili e conosciuti sul territorio. Si ricorderà anche l'esperienza delle regionali del 2018, dove a sostegno di Giovanni Legnini ci fu una lista civica con 100 sindaci coordinati da Antonio Luciani, allora sindaco di Francavilla. L'Abruzzo in questo momento sembra un grande laboratorio, un laboratorio di idee e buona amministrazione, infatti si definisce Polis in alternativa all'attuale guida regionale. Americo Di Benedetto, come si sa, è uno dei nomi che potrebbe sfidare Biondi all'Aquila le amministrative di primavera, che saranno un primo banco di prova per Polis. Il dialogo è indispensabile con tutte le forze che insieme a noi hanno un'esigenza di cambiamento e la volontà è quella di essere inclusivi. C'è un'esperienza amministrativa fortissima sui territori che non riesce ad alloggiarsi in nessun perimetro politico di parte e abbiamo avuto già ampie dimostrazioni in tal senso nell'occasione dell'ultima competizione alle regionali. Noi vogliamo andare a recuperare quell'area, lo vogliamo fare con un profilo di qualità. Sull'Aquila c'è un momento di sintesi, come voi sapete, di interlocuzione diffusa almeno da parte mia, ma anche di un'interlocuzione dentro in perimetro da parte degli altri, con un rispetto reciproco e con un obiettivo che è comune a tutti, che è quello della volontà di creare una proposta anche in questo caso di buon governo e alternativa all'attuale governo cittadino. Per Marco Alessandrini, ex sindaco di Pescara, le porte sono aperte a tutti, ma non al populismo e sovranismo. Il perimetro di riferimento dentro il quale ci muoviamo è ampio, le sbarre all'ingresso sono chiuse solo ai sovranisti, ai populisti, a questo mondo del negazionismo che cerca sponde politiche io penso molto pericolose. Da tempo non credo più a letture tradizionali, orizzontali, destra-sinistra della nostra società e questa è la direzione entro cui ci vogliamo muovere. Polis si colloca nel centro-sinistra, ma sicuramente fuori dalle stanze del PD. Un gesto di generosità e altruismo, così presenti hanno definito la nascita di questo spazio civico, contro i personalismi, dice Antonio Luciani. Noi cerchiamo di aprire uno spazio, non di occuparlo, queste le parole invece del sindaco di Teramo D'Alberto. Uno spazio che sia un riferimento per coloro che si riconoscono in un'area ben definita, perché il civismo, ha detto, non è mai politicamente neutro, ma vogliamo recuperare alcuni valori della politica.